Ciao, sono Caterina Pancotto e voglio darvi il benvenuto in questa serie di video che ho preparato appositamente per voi, per guidarvi passo dopo passo a creare strategie comunicative vincenti e riconoscibili per il vostro business. Da circa 10 anni aiuto imprenditori, manager e liberi professionisti a creare strategie, ad avere padronanza del mondo della comunicazione e a percepire le nuove tendenze di mercato. E questa volta le voglio condividere con voi. Con un pizzico di fantasia, creatività, ma anche tecnica, vi insegnerò a creare delle strategie idonee per il vostro business. Il programma si chiama Comunicare crea energia ed è stato ideato principalmente per 3 motivi. Il primo è quello di insegnarvi le tecniche comunicative e a saperle mixare tra di loro. Il secondo aspetto fondamentale è quello di farvi aumentare il fatturato e quindi il guadagno. Terzo aspetto è quello della notorietà del brand, saperla aumentare e farla percepire ai vostri utenti. Innanzitutto vi spiegherò l'etimologia della parola comunicare e della parola energia, le loro affinità, il loro significato e del perché questi due termini siano così correlati tra di loro. Facendo un'analisi pratica vi farò capire perché comunicare crea energia, coniando una nuova forma energetica, l'energia comunicativa. Vi insegnerò a distinguere la comunicazione nelle 5 macro aree. La comunicazione visiva, la comunicazione advertisement oppure pubblicitaria, il mondo del web, l'ufficio stampa, le pubbliche relazioni e la realizzazione degli eventi. Sarà mia premura, inoltre, indicarvi alcune delle strategie comunicative vincenti che possono fare la differenza nel vostro business sin da subito. Se anche voi, come me, a volte vi siete sentiti persi in questo mare, in questo marasma che è il mondo della comunicazione? Bene, seguite il mio programma Comunicare crea energia e vi aiuterò a fare chiarezza in questo grande oceano, in questo mare che è il mondo della comunicazione. Comunicate bene, comunicate con energia, perché si sa, chi ben comunica è a metà dell'opera.